Il primo semestre 2018 è andato direi bene, finalmente dopo anni che si parlava di svolta nel mercato immobiliare di pregio, la svolta nel primo semestre 2018 direi che a Milano c'è stata. Abbiamo un mercato in salute con una domanda tonica, alle volte addirittura competitiva, ci si litiga per accaparrarsi l'immobile, una domanda intensa. Con tante visite, tante proposte, tante compravendite. Nonostante il mercato sia in salute, è un mercato in salute e devo dire che comincia a esercitare una certa pressione sui prezzi, specialmente laddove c'è qualità dell'immobile, inteso come comfort abitativo o location. E sicuramente con molta pressione sui prezzi laddove entrambe queste due componenti ci sono. È un mercato che però è ancora un po' fragile, l'esempio l'abbiamo avuto a maggio quando ci sono state le elezioni, che nelle more di un accordo di governo praticamente siamo passati dalla mia struttura da 120 visite a settimana a 20. Questo per far capire quanto comunque il mercato rimanga sensibile alle notizie che arrivano dal mondo politico. Qual è il profilo dell'investitore immobiliare, di colui che compra questi appartamenti di pregio? Allora, nell'ultimo semestre è anche aumentato la quota di investimenti di investitori sul mercato. Sono investitori nel caso di privati e istituzionali. Nel caso di privati il caso tipico è quello della famiglia benestante al sud che compra per investimento e magari per utilizzo dei figli che vengono a studiare al nord. Poi abbiamo comunque anche tanti investimenti da parte di stranieri, Brexiter come ormai li chiamiamo sul mercato, e sono comparsi anche coloro che sono alla ricerca della famosa flat tax da 100.000 euro l'anno. Costoro si sono più affacciati al mondo della locazione ma stanno guardando con intensità, stanno ricercando immobili di grande pregio. Le caratteristiche di un immobile di pregio? Ma sicuramente innanzitutto la location, che è intesa come punto servito da mezzi pubblici e un sistema di living, per cui supermercati, bar, ristoranti, insomma tutto un contesto abitativo. E poi la dimensione appunto della qualità dell'immobile, che è quella che negli ultimi anni è venuta fuori di più, anche perché è cambiato il modo di costruire gli immobili in maniera importante, e per cui il comfort abitativo. Le zone di maggior pregio di Milano per quanto riguarda la ricerca di questi immobili? Ma le zone sono sempre quelle classiche, a ridosso del centro, dentro la prima cerchia o appena fuori, con l'aggiunta ovviamente della zona di Porta Nuova e la zona di City Life, che sono diventati due nuovi, l'unica vera grande trasformazione che abbiamo visto sul tessuto di Milano. Il top del lusso, qual è l'esempio maggiore di gestione di vostro bene oggi in vendita? Il top del lusso sono gli appartamenti, sempre ad esempio un palazzo d'epoca, ristrutturato, magari ultimo piano con terrazzo, magari in zona quadrilatero, quello è sicuramente quello che intendiamo come top del lusso. Trend positivo nonostante un contesto che si è fatto più difficile e problematico rispetto al passato dal punto di vista della prospettiva economica, e questo incide sulle scelte di acquisto e di investimento. Nonostante questo contesto comunque il mercato continua a segnare una crescita della compravendita e una stabilizzazione dei prezzi con alcuni rialzi limitati ad alcune localizzazioni cittadine. Milano si pone oggi come l'unica città italiana in grado di essere attrattiva avendo promosso la riqualificazione del patrimonio e avendo promosso un miglioramento delle politiche di accoglienza rispetto a queste opportunità di investimento. A livello invece di territorio nazionale bisognerebbe fare molto di più in termini di riqualificazione di patrimonio, di aumento delle informazioni. Molto spesso all'estero conoscono pochi mercati italiani, molto spesso solo il mercato di Roma e Milano, e quindi sono oggettivamente limitate le opportunità di investimento. Più che un tema di defiscalizzazione o di riduzione della pressione fiscale, credo che sia un tema di conoscenza e di individuazione delle prospettive dei singoli mercati. Riqualificazione di scali ferroviari, che opportunità potrà essere per questa città? Un'opportunità rilevante, si tratta di localizzazioni importanti, di grandi dimensioni, è chiaro che vanno
inseriti all'interno di un contesto effervescente in cui sono molte le iniziative in corso e quindi bisogna sempre preoccuparsi dell'assorbimento, quindi non correre il rischio che si è corso in passato di eccedere nell'immissione sul mercato di cubatori che poi non vengono assorbite. Bisogna essere in qualche modo coerenti, individuare funzioni, che è l'aspetto più importante, non sono più solo le vecchie funzioni a fare da traino, occorrerà uno sforzo di immaginazione, ma credo che da questo punto di vista Milano sappia farsi trovare pronto.